menata che ha gettato. Tu vai venire, piano piano, piano, non mi preoccupare. Leonardo, io mi metto paura di questa cosa. Ma paura che hai tutto? Ma come paura che hai? Tu mi stai coinvolgendo in un giuccio che non so che finale potrebbe avere. Ma tutte e due. Sì, ma io mi indosso che Natale. Voi fate il vostro scoop e io mi levo sta cosa con postando. Che sa? A proposito, ma sei sicuro che Ernesto non ci sta? Ma se mi... Gesù, che li ho vera. Maronna, ma avete messo una pulce nell'orecchio? Chissà, quando si appiccica la moglie a vena a dormire. Ovviamente. E aspettate un momento, è venuto un momento. Ernesto, vado a vedere un eccesso, non mi muovi da qua. Ernesto, qui! Possiamo andare tranquillo. Sì, sì, sì. Leonardo, mi raccomando, io sono complice, però solo a fin di bene. Si deve sapere niente di questa cosa. Ma chi parla, dottor? Io lo faccio solo per fare lo scoop, ma non ve l'ho detto, voi qua prendete due piccioni con una fame. Voi lo faccio che lo vado a fare. E me levo sta cosa con posto, mi diamoci. No, faccio una servizia. Che non mi scordi giù. Pronto? Sì? Come? Non ho capito. No, non mi manca niente. Ma scusate, ma che mi deve mancare? Non ho capito, abbiate pazienza. No, come sono sicuro? Non sono sicuro. A me non mi manca niente, ma poi che ve ne porta a me che mi manca? Abbiate pazienza, scusate. Ma chi siete? Ah, nessuno. Polife. Ah, non mi facete dire la prima volta. Sentite, voi tenete la capa freccia. Io no, facetemi iniziare una bella giornata. A me non mi manca, e chi li insiste? Non mi manca niente, va bene? Azzo! Mamma, ti vedete che vi manca, ma come da manca? Però una senza! Salve via! Vado via la senza! La senza! La senza! Non vado la senza! A sta fa maron, finalmente lo hanno pigliato, sta peggio, me lo hanno ruotato. Ma su scemo, ma combinato, ma chi te c'ha cassa proprio? Ma come, tu dare grighi si hanno rubato la peggio, quella è una tragedia! Salve, Agrizio si trova sempre nel momento giusto, al posto giusto. Abbiamo saputo dare una soffiata che si hanno rubato la seggio un barbiere. Le forze dell'ordine sono state già tutte allertate. La parola d'ordine è non facite passare la seggio. Ma andiamo a sentire dalla viva voce delle vittime come è potuto succedere questo fatto. Vieni, vieni, Carlone. Carletta che la da voto perché la notizia era piccola. Casa tratti uno scoop, la notizia è grossa ed ecco Carlone. Vieni, vieni. Sotto, chi si mobiglia la coppa? Non vi preoccupate, vi faccio prendere anche da sotto. Ma voi chi va chiamato, scusate? Chi mi ha chiamato? Voi dimenticate che noi giornalisti sappiamo tutto. Noi siamo trasatici. Come l'avete saputo? Un momento, come un momento. Noi abbiamo i nostri informatori. Ma che animale, stai pigliando? No, stiamo prendendo il vuoto incolmabile. Ma voi prendete il vuoto? Sì. Allora vi hanno pregato i kill, che è vuoto. Cerchiamo di ricostruire un po' il fatto. Dunque, ci avete un gesso? C'è questo qua, certo. Che cosa? Un gesso. Non sicuro, ci avete un gesso? Un gessetto? Ah, un gesso! Ah, aspettate, forse ne tengo un pochino qua dentro. Se per qua, chi l'ha toccato? Questo mi credo che era un bastone. Eccola qua, altre...